c'è il rec. Dove deve uscire? Giù. Sì. Ciao ragazzi, sono tornata con un nuovo video, nuovo vlog. Oggi, come vedete, sono in montagna. Fa freddissimo, ci sono 2 gradi, invece no. Sono al mare a Gallipoli e il mare è veramente, non lo so, una tavola. Non penso di aver mai visto un mare così dall'anno scorso. Perché è veramente stupendo. Ci sono anche pesciolini, tipo. Non è un pesce, è un pezzo di plastica, però va bene. L'ho fatta apposta. Comunque, l'idea oggi era quella di filmare il terzo circuito del mese di giugno, ma sono arrivata veramente troppo tardi al mare e c'è un po' di gente, un po' mi vergogno sinceramente di filmare il video, quindi lo farò domani mattina prestissimo, quindi aspettatevi un mare ancora più bello. E niente, non ho filmato la colazione perché in realtà non dovevo fare questo video, però ve l'ho postata sulla mia storia su Instagram, quindi ve la metto qui. Ho mangiato semplicemente un uovo intero bio, fresco, dal vicino di casa, e 100 grammi di albume con 2 gallette tostate, e veramente tostate sono la fine del mondo, con un cucchiaino di olio di oliva e delle spezie da Tiger, il mix messicano, che è veramente buonissimo, lo adoro, lo metto anche sulla frutta, tipo, anche se non mangio frutta, però vabbè. E niente, quindi mattinata al mare, pranzeremo a casa, a meno che non prendiamo un'insalata qui al... la modica cifra di 20 euro, e niente, quindi continuate a vedere il video, io intanto mi godo questo bellissimo mare di Gallipoli. Sapere che la frutta secca andrebbe mangiata cruda e non tostata, perché con la tostatura perde tutte le sue qualità nutrizionali, quindi tutte le sostanze nutritive che ha, cioè il potassio, il ferro, eccetera eccetera, rimane praticamente solo la fibra e non so quanta proteina e il grasso ovviamente. Quindi queste mandorle qui sono in realtà verdi, sono crude, semplicemente messe in ammollo, quindi ancora più digeribili. Quindi ottime, spuntino, 10 mandorle ed è fatta. Minuti esatti. Disastro, ci siamo dimenticate i capperi. Vediamo subito. Capperi on love. Assaggiamo questo filetto di cuore di salmone delle costine. Assaggio. Non male. Per un pranzo fatto in 10 minuti. Tempo record, va benissimo. Ho finito. Non male, non dicevo a te.
Dicevo allora. Buon appetito. Post pranzo, caffè in ghiaccio, aromatizzato alla vaniglia con i flavor drops di My Protein. E fa caldo. Programmi del pomeriggio, quindi andare a fare la doccia, lavare i capelli, riposare, lavorare. Alle 17 vado a fare il primo massaggio linfodrenante alle gambe, perché non so se mi seguite, insomma, da Instagram avete visto che negli ultimi giorni ho dato molti consigli su come combattere la ritenzione, la ritenzione insomma idrica alle gambe e quindi il gonfiore alle gambe. Tra i tanti consigli che ho dato appunto su Instagram nelle storie c'è anche quello di farsi dei massaggi, quindi potete decidere di farli da sole, magari con le gambe in aria, e andare dall'alto verso il basso, quindi lungo tutta la coscia, dalle caviglie appunto all'inguine. Altrimenti, se ne avete la possibilità, fatevi fare dei massaggi linfodrenanti appunto da persone esperte. Quindi io andrò a farmi i miei 50 minuti di massaggio e poi, insomma, devo fare un sacco di cose, quindi godo il caffè e poi insomma vado. Eurospin time. Dobbiamo comprare gli albumi, albumi, le gallette. Vabbè, andiamo a vedere. Una volta che abbiamo visto effettivamente che è cotta e riusciamo a staccarla bene dai bordi, cerchiamo di girarla senza fare danni. Io personalmente intanto la stacco dai bordi perché... Ok. Ups. Credo sia completamente staccata, credo. Assicuratevi bene, altrimenti esce un macello assurdo che non potete neanche immaginare. Ok, è staccata. Prendo un piatto. Possibilmente deve ricoprire tutta la pentola. Ok. Faccio un casino. 3, 2, 1.
più o meno ci siamo. Altri 5 minuti di cottura ed è pronta. Evitiamo di fare i danni. Cenetta si può dire al lume di candela, la frittata, qui ce n'è un quarto ma l'altro quarto è lì che mi aspetta. E ho fatto un'insalatina di cetrioli con pomodori, un po' di prezzemolo e un po' di olio e aceto. E basta, quindi buon appetito, se magari sto coso riesce a mettere a fuoco, ce la facciamo. I'm just flying back.